L'idea era di fare una commedia sulle differenze, perché insomma, poi in realtà siamo tutti bravi ad accettare le differenze pubblicamente, invece questo film era divertente appunto vedere come quando la differenza entra veramente nella tua vita quali sono le reazioni. Chiaramente è trattato con il tono della commedia, con leggerezza, però cercando di far riflettere su questo, e di differenze in questo caso avrà a che fare Marco Giallini, che insomma, è il nostro protagonista, psichiatra, padre di tre figlie, quando una dopo l'altra queste tre figlie gli presentano tre storie d'amore tra virgolette diverse, perché la piccola arriva a casa con un 50enne che è Alessandro Gassman, quindi suo coetaneo, la mediana che è una ragazza gay da sempre, decide di diventare etero, quindi chiede aiuto al padre, infine la terza, Vittoria Puccini, si innamora di questo ladro che poi scopriamo essere anche sordomuto, quindi insomma sicuramente tre storie diverse. Sono problemi dei giovani, ma problemi che più che altro si creano loro, no? Però ironico sì, io cerco sempre insomma, in quanto interprete, a mettercene un po' di ironia, perché insomma vale anche la pena, insomma, ci si diverte di più. Io non ho mai affrontato nulla di tutto ciò, no, ho guardato dei film, ho visto delle cose, ma insomma, sai, l'iconografia di Freud, no? Quando tiene il sigaro come broncio, così. Insomma, ho visto poche cose, no? Non sono uno che approfondisce molto. E va meglio così, se approfondisco è il momento che approfondisco troppo e faccio un altro lavoro. Io però entro nella parte, vedi, se era la mia fidanzata avrei risposto, sono mie figlie, non parlo delle mie figlie. Beh insomma, Puccini, la Foglietta, un'altra, Laura Adriani e Claudia Gerini, che ormai diventerà mia moglie anche nella vita fra un po', perché insomma, grazie, sarà contento con coso, Federico Zampaglione. E insomma è stato bello, erano quattro donne insomma, e poi devo dire con Alessandro Gassman, che per me è stata, a parte tutto, a parte gli scherzi, una vera scoperta, perché è un bravissimo attore e non era facile per Alessandro Gassman, ovviamente non era facile, per me è molto più semplice, ma è veramente un bravissimo attore, spero di rilavorarci presto, è stata veramente, abbiamo recitato la prima volta insieme, ma no, parlo di Alessandro perché si parla delle figlie e ci sono delle scene che voi avrete visto, quelle che abbiamo fatto, no, quelle che gli incontri tra me e lui, quando viene a casa a presentarsi, capito? E insomma ci siamo molto divertiti e devo dire ho scoperto veramente una bravissima persona e un grande attore. Lo sapevate che la malattia più diffusa al mondo è l'amore? Papà! Ho preso una decisione che cambierà la mia vita per sempre. Divento eterosessuale. Non ho capito. Allora, papà, c'è uno che mi piace. È sordomuto. Mi stai prendendo in giro, stai scherzando? Stai con uno di 50 anni. Ma! E che cazzo? Ci ho messo 20 anni ad abituarmi ad una figlia lesbica e adesso tu rimani lesbica! 50 anni è normale avere la sindrome di Peter Pan. Sì, ma non uscire con campanellino. Posso chiamarti Francesco? Checco? Checchino? Te lo ammazzo. Adesso capite perché volevo un figlio maschio. Con Sara ci eri quasi riuscito. Oh. Ma poi chi te lo dice che gli uomini siano meglio delle donne? Oh, all'inizio è sempre meglio che sia l'uomo a condurre il gioco. Prego. Io ti aspetterò attaccata al cinepolo. No, un po' meno. Però te lo fa tardi, eh? La via di mezzo. Io vorrei tanto farti salire e dartela subito. Ma siccome il mio analista sostiene che voi siete quasi tutti stronzi, allora preferirei aspettare e magari dartela la prossima volta, se per te non è un problema. Ma che gli hai fatto, gli occhi dolci? A me piace veramente tanto, ma non so come prenderlo. Oh, ma che cos'hai? Mi sono rotto i coglioni. I padri devono fare i padri, non gli amici. Lo volete capire o no? Sigmund, dov'è che ho sbagliato? Dimmelo tu, eh?